Per me è una gioia, un onore e anche un senso di familiarità stare qua. Mi sento nel posto giusto. Credo che le battaglie per che tutti abbiano diritti e visibilità e cittadinanza siano battaglie di tutti. Credo di avere una sorta di Me Too, anch'io, non tanto per molestie, ma perché, come dire, so diversina, non sono stata madre single, faccio parte della non nutritissima categoria delle attrici comiche donne che fanno comicità femminile. Bisogna spiegarla tutta perché ancora la maggior parte della cittadinanza non si capacita che esista la comicità femminile. Credo dovranno fare un concilio ecumenico per stabilirlo una volta per tutte, poi probabilmente succederà come per l'anima, dopo un quarto d'ora se ne sono pentiti, ma ormai era fatta. E quindi credo che ogni fase della vita possa avere dei momenti di emarginazione, di difficoltà, momenti in cui ti senti che stai uscendo dal giro, che non è più come prima. Per esempio l'età che come sappiamo per le donne è una penalizzazione in più, è un po' più difficile, un po' più faticoso, un po' più complicato. Non succede, non si invecchia di colpo, ci sono dei sintomi, dei segnali che con ironia, che come ha detto Romain Gary è una dichiarazione di dignità, è l'affermazione della superiorità dell'essere umano su quello che gli capita, con ironia possono essere individuati, colti per fare della buona prevenzione. Per esempio, un segno è il giorno che ti rendi conto che stai per comprare un paio di scarpe che non ti piacciono solo perché sono comode. Lì è cominciata. Poi c'è il giorno in cui in metropolitana qualcuno si offre di lasciarti il posto. E tu prima ostenti incredulità, fai, oh me, really? You sure? Poi ti guardi intorno, poi quando ti rendi conto che lo sta offrendo veramente a te, dici no, guardi, assolutamente non è il caso, poi scendo alla prossima. E se non fai in tempo a dileguarti tra la folla, ti tocca veramente scendere alla fermata successiva, anche se in realtà te ne mancano ancora 8. Il giorno in cui in metropolitana qualcuno ti offre il posto e tu, dignitosa ma stremata, accetti perché veramente non ce la fai più. Il giorno in cui in metropolitana nessuno si alza per cederti il posto e tu con voce acuta e risentita commenti che ai miei tempi e che maleducazione e dove andremo a finire. Poi c'è il giorno in cui il medico ti dice che è ora di cominciare con le cure per l'osteoporosi. E nello stesso giorno il ginecologo ti dice che è ora di sospendere la terapia ormonale perché tanto ormai. Il giorno che vai a fare un controllo dell'udito e non è proprio perfetto, e tu dici, ma e l'otorino ti dice: no, ma signora, tranquilla, è compatibile con l'età. Il giorno in cui gli amici dei tuoi figli smettono di darti del tu, il giorno in cui le impiegate della ASL cominciano a darti del tu. E ti parlano a voce altissima e scandiscono le parole come se tu fossi appena arrivata dallo Sri Lanka. Il giorno in cui vai dall'oculista per controllare le diottrie e lui si mette inopinatamente a parlare di cataratte, ma il Nilo non c'entra. Il giorno in cui ti rendi conto che tuo figlio ha la stessa età di suo padre quando vi siete sposati. Il giorno in cui sei in farmacia con un'amica più giovane. E lei ti chiede se anche tu hai bisogno di assorbenti e tu rispondi: guarda, meno male che me l'hai ricordato, ero giusto rimasta senza. E poi vai a casa e ti senti un idiota e soprattutto ti domandi dove nasconderai tutta quella immensa, inutile scorta alata, meno male che li fanno sempre più sottili. Il giorno in cui ti ritrovi a dire alla commessa di una boutique, lei non ci crederà, ma io portavo la 40. Il giorno in cui: ma voi non avete un caldo da morire? Il giorno in cui ti metti a fare i conti di quante estati ti mancano, estati buone, no, gli anni sono una categoria vaga e retorica, le estati buone, ti rendi conto quante ce ne saranno? 10, 15, magari anche di meno, magari anche di più, alla fine magari saranno anche di più, però peccato che per te continuo soltanto le estati, quelle buone, la vera misura del tempo, quelle in cui avranno ancora un senso la luce lunga, i giri in bicicletta, il mare, il vino fresco, i vestiti leggeri, quei profumi lì. E in quel momento ti sembra di capire tutto, di capire il senso della vita, di capire che è proprio vero che bisogna viverla fin quando ne viene, fin quando ce n'è. Poi ti rendi conto che stai parlando come Ligabue.
ti viene da ridere? E a quel punto pensi, no, allora mille volte meglio Edith Piaf. No, rien de rien. Nessun pentimento, nessun rimpianto. Vada come deve andare, je ne regrette rien. Brava, brava.